un intero quartiere senza automobili, per un mese intero. È l'esperimento svolto dagli abitanti di Suwon, nell'Interland di Seoul, in Corea del Sud. Risultati descritti poi in un libro di recente pubblicazione. Lei riuscirebbe mai a vivere senza automobile per un mese? Beh, all'occorrenza potrei anche starci, però siccome che abito in una frazione, ho bisogno di cose per spostarmi. Al limite, per un mese, se c'è da fare, potrei anche fare un sacrificio, cioè prendere la corriera quando passa, ecco, però non è che sia proprio... Se abitassi in città potrei farne anche meno, ecco. Quindi qualora dovessero imporre di farlo, come pensa che si potrebbe organizzare? Mi farei, non so, userei i mezzi pubblici, qualche passo, oppure potrei anche chiamare un taxi per farmi riprendere, se proprio è urgenza, se no sto a casa e faccio un po' di moto, faccio delle camminate. E lei dove vive? Io abito a Borgo Priolo, cioè a Gaideri in una frazione di Borgo Priolo, c'è cioè un chilometro dal comune, insomma. E pensa che a Borgo Priolo sia sufficientemente servita da mezzi pubblici? Penso sì, cioè la corriera passa in orario, adesso non sono gli orari ma so che passa, ma poi se funziona o no, perché io non ne prendo mai, quindi... Proprio vedo le corriere che passano in orario. Lei è un automobilista? Sì. Quindi lei pensa che riuscirebbe mai a vivere senza automobile per un mese intero? Non lo so, penso di sì magari, un mese. Quindi lei di dov'è? Qua di Casteggio? Sì. E pensa che a Casteggio sia sufficientemente servita da mezzi pubblici? Eh sì, penso di sì, perché la popolazione c'è, posteggio è un problema, cioè... Qualche mezzo pubblico farebbe comodo. Quindi pensa che magari non sono abbastanza? No, non ce n'è affatto, non che non sono abbastanza, non ce n'è affatto. E se dovessero obbligarla quindi a vivere per un mese senza macchina, lei pensa che se la caverebbe? Sì, sì, penso di sì. Allora le chiedo così una provocazione, come mai la usa? Per comodità, perché non c'è altri mezzi, se no prendere il mezzo. Cioè, avrei meno problemi per posteggio e per il resto. Non ci sono. Purtroppo sono obbligato, perché abito un po' fuori, sono obbligato a prendere la macchina. Lei riuscirebbe mai a vivere senza automobile per un mese intero? Io no, i miei figli per correre in strada sì. No, io no. Quindi qualora dovessero imporle di farlo, cosa pensa, come pensa che si organizzerebbe? Mi metto a dieta e vado in bicicletta. Lei è di Casteggio? Voghera. Pensa che Voghera sia sufficientemente servita dai mezzi pubblici come treni o autobus? Sì, abbastanza. Si troverebbe bene con i mezzi a muoversi in città? No, non mi piacciono. No. Non lo so, non sono mai stato uno per pullman. Anche quando andavo a scuola andavo a piedi. Non prendevo il pullman. Una bella camminata, sempre meglio. Compagnia poi, andava ancora meglio.